Domenico Pettinari è tornato a Rancitelli questa mattina insieme con la stampa per riaccendere i riflettori su problemi irrisolti, una grave ingiustizia a danno dei residenti più bisognosi, ha affermato il vicepresidente del Consiglio regionale. Alloggi ATER di via Osento abbandonati dalla regione. Non potranno beneficiare dei fondi del PNRR per la riqualificazione. Pettinari, un'altra denuncia fortissima, un'altra battaglia. Siamo qui in via Osento con tanti cittadini, residenti esasperati. Che cosa sta accadendo? Noi avevamo chiesto interventi di ristrutturazione e risanamento di questi edifici e l'ATER, devo dire, ci ha ascoltato e aveva posto ai primi posti nella graduatoria via Osento per beneficiare degli interventi del PNRR, perché Regione Abruzzo avrà 50 milioni di euro per le case popolari. Ora scopriamo che Regione Abruzzo stila una graduatoria e, guarda caso, io sento, va all'ultimo posto, al 64esimo posto, quindi oltre il limite degli interventi finanziabili, perché gli interventi finanziati saranno fino al 60esimo posto. Perché accade questo? Ma è spiegabile, è gravissimo. Io non capisco quali requisiti ha utilizzato Regione Abruzzo. Secondo me è irragionevole il discorso. Proprio perché è irragionevole ed inspiegabile, la mia denuncia forte al presidente di Regione Marsiglio, all'assessore regionale alle politiche della casa Liris, di rivedere immediatamente questa graduatoria, e se non possono più rivederla devono provvedere con fondi propri, perché questi cittadini vanno messi in sicurezza. Fondi propri, stiamo parlando di 2.800.000 euro, non si trovano 2.800.000 euro nelle maglie di bilancio. La stessa regione che poco fa ha trovato 14 milioni di euro per finanziare il ritiro di una squadra di calcio, del Napoli Calcio in Castel di Sangro, è vergognoso. Io mi auguro che ci ascolteranno e si troverà una soluzione immediata per questi cittadini. Purtroppo questa amministrazione regionale centrodestra pensa ad altro, pensa ad abbattere il ferro di cavallo spendendo milioni e milioni di euro senza risolvere nessun problema, perché si sta già spostando la criminalità di 150 metri, quindi per risolvere il problema di criminalità spendi soldi e la sposti di 150 metri. Noi ci auguriamo che guardino anche qualche volta gli interessi degli ultimi e degli indifesi della nostra terra.